Registrazione. Allora, l'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme un po' di CSS, riepilogando in maniera magari un po' più applicativa, un po' più pratica, quanto detto nella lezione registrata che vi ho messo a disposizione nei giorni scorsi. L'obiettivo è di farvi avere una visione un po' generale di cos'è CSS, per poi poter applicare un po' meglio questi concetti nel prossimo laboratorio, quello di giovedì prossimo. Allora, partiamo da quelle che sono le caratteristiche di base di CSS e andiamo a vedere come possiamo applicarle a HTML. Allora, quello che vedete qui è il file HTML che avevamo scritto la volta scorsa come esempio. Se ricordate, vi avevo accennato alla possibilità di mettere un frammento di CSS e che è quello che è riportato qua. Che cos'è CSS? Sostanzialmente CSS sta per Cascading Style Sheet, dove quello che interessa di più è la parte di style sheet, ovvero il foglio di stile, ovvero è una parte di dichiarazioni che descrivono al browser come è opportuno andare a rappresentare gli elementi HTML. Per cui se andiamo a vedere questo frammento di CSS che è racchiuso nei due elementi di stile, slash stile, ogni regola CSS è composta da due componenti. La prima è quella che si chiama la regola. La seconda è quella che si chiama il blocco di dichiarazione. Quindi questa è la regola. Questo, quello che segue, è il blocco di dichiarazioni, dove in pratica vengono elencate tutte le dichiarazioni. Le dichiarazioni sono sostanzialmente nella forma, lo vediamo qua, di proprietà, due punti, valore, dove il valore molto spesso è un singolo token, un singolo valore numerico, una singola etichetta, ma potrebbe anche essere composto da una serie di valori separati da spazio. Ci sono alcuni casi in cui io posso avere un valore che in realtà è un valore composto. Nel caso specifico la proprietà è il colore e il valore è orange red. Segue un punto e virgola, quindi questo è il separatore. In CSS il punto e virgola è un separatore, nel senso che se ho più dichiarazioni, le dichiarazioni devono essere separate da punto e virgola. Non è un terminatore, nel senso che in un blocco io potrei omettere il punto e virgola, nel senso che l'ultima dichiarazione potrebbe non essere terminata da un punto e virgola. L'importante è che più dichiarazioni, quando compaiono, siano separate da un punto e virgola. Ok, piccola nota sintattica, ma che ci dà uno spunto per evitare di commettere errori. L'altro aspetto importante è che qua ci vanno due punti, mentre se parliamo di HTML, normalmente quando abbiamo degli attributi in HTML abbiamo il nome dell'attributo, poi abbiamo l'uguale e poi il valore. Quindi le due sintassi sono diverse, quindi potrebbero essere causa di errore. Ricordatevi che in CSS ci vanno sempre i due punti e mai l'uguale. Anch'io ogni tanto mi sbaglio e scrivo l'uguale, e quindi sostanzialmente il risultato è che
il parser, ovvero quello che va a decodificare la dichiarazione CSS, si confonde e il risultato è che non vengono applicate le regole a CSS, all'HTML, le regole di CSS all'HTML. Quindi la regola che cos'è? È un frammento che serve per andare a dire a quali elementi si applica la dichiarazione o le dichiarazioni successive. Il caso più semplice è quello che vediamo qua, dove andiamo a mettere il nome di un elemento. Quindi H1 vuol dire che questa regola si applicherà a questo elemento qua sotto. Domanda, questo file qui è su, in realtà non questo, ma la copia che si chiama primo.html è già su Git, quindi se volete andare a vederlo su quella pagina potete prendere direttamente quel file. Potete fare un fork o prendere semplicemente il file e fare l'export del file. Quindi, caso più semplice, vado a specificare quello che è il nome di un elemento. Vuol dire che tutti gli elementi di quel tipo avranno quello stile. Per cui, nel caso specifico, H1 ne ho soltanto uno nel mio documento, quindi non è molto indicativo, però ad esempio, di elementi tipo P, normalmente in documento ne ho tanti, per cui se vado a mettere un'altra regola P e un blocco di dichiarazione, ad esempio, text style 2 punti italic, il risultato è che questa regola si applicherà a tutti gli elementi di tipo P. Ora, se andiamo a vedere qui nell'esempio, ingrandisco la pagina e vi vado a ricaricare il contenuto. Vedete, quello si applica e a questo punto non ha funzionato molto bene, quindi ho sbagliato il nome. Proviamo con un colore diverso. Eccolo, adesso si vede il colore degli elementi di tipo P è diventato blu. Un altro modo di andare a far funzionare le regole è quello di utilizzare quelli che sono gli identificatori, per cui se ho un identificatore, per cui id uguale primo, invece di mettere p posso mettere l'identificatore primo. A questo punto questa particolare regola si applicherà all'elemento che ha come identificatore primo. Ricordatevi che l'hash non va messo dentro l'identificatore, ma l'identificatore è quello che segue l'hash nella regola. Quindi in questo caso, se vado a ricaricare, vedete che a questo punto il primo è sempre blu, mentre invece l'altro capoverso non è più di colore blu. Terzo modo di andare a definire delle regole è quello di utilizzare quelle che si chiamano delle classi. Allora, possiamo dire grande e quindi andiamo a mettere text size, non è text size, non mi ricordo più il, scusate, non è text ma è font size, 2 punti e possiamo andare a mettere,
ad esempio large. Questo si applica a tutti gli elementi che hanno come classe grande. Ora, non abbiamo in questo nostro documento, ma ad esempio possiamo andare a mettere il primo elemento, diciamo class uguale grande. A questo punto quell'elemento riceverà come stile, per l'appunto, una dimensione del carattere che è grande. Quindi se torno qua e ricarico, vedete che il primo elemento è più grande, perché avendo quella classe gli si applico la regola. La differenza tra questi due tipi di regole è sottile. Normalmente l'identificatore si presume che sia univoco e quindi questo tipo di regola normalmente si applica a un unico identificatore. Le classi invece possono essere replicate, quindi posso avere questo elemento grande, posso avere quest'altro capoverso e quindi la stessa regola si applica a questi due. Qui, se vado a recuperare, vedete che anche quest'altro capoverso ha aumentato la dimensione perché si è applicato la nuova regola. Allora, domanda un po' off topic. Allora, gli esami. Al momento non c'è nulla di certo. Vista la situazione attuale, è probabile, anche se non sono in grado di darvi delle certezze, che gli esami vengano svolti in modalità remota, quindi voi state a casa. Se invece fortunatamente la situazione si risolve e quindi va tutto a posto, allora gli esami saranno come al solito. Nel caso in cui vengano svolti in remoto, dovremo capire che procedura utilizzare e quindi ci sarà qualche piccola differenza rispetto a quella che è la procedura standard che vi ho accennato all'inizio del corso e che prevede che voi andiate a fare un esame sulla base di quelli che sono anche gli esami che trovate come esempi sulla pagina del corso. L'idea è di cercare di ridurre il più possibile le differenze rispetto a quelli che sono gli esami standard, tenendo conto che ovviamente voi siete a casa, ci sono degli strumenti che il Politecnico sta mettendo a punto per svolgere gli esami, che verranno utilizzati per gli esami quelli che sono saltati, l'ultima sessione di febbraio, che prevedono l'uso di una webcam da casa e il controllo tramite webcam di quello che voi fate. Ovviamente questo funziona per degli esami, diciamo così, in formato quiz, in cui voi avete una pagina HTML in cui andate a rispondere o a scrivere del testo o a fare delle risposte o a dare delle risposte multiple. È chiaro che sarebbe poco utile in termini di vostre conoscenze e competenze ridurre l'esame semplicemente a dei quiz. La cosa importante è che voi abbiate un po' di manualità nell'andare a scrivere programmi HTML e lo capiate. Quindi eliminare la parte di sviluppo e di scrittura tramite WebStorm è un qualcosa che vorrei evitare. Quindi quella parte tenderei a mantenerla. Diciamo che per metà maggio cercheremo di capire com'è la situazione e prendere una decisione definitiva sulle modalità. A quel punto vi darò qualche dettaglio in più perché è un qualcosa che è da definire completamente. Quindi non, in questo momento non vi so dire nulla di dettagliato. Il progetto, sì, potete comunque sempre svolgere il progetto, ma il progetto richiede un lavoro significativo, quindi vorrei trovare una via di mezzo che non vi chieda molti giorni di lavoro sul progetto. E per chi non vuole fare il progetto, vuole fare un esame magari un po' più ridotto, ci saranno queste possibilità. Al momento io non so darvi informazioni aggiuntive, ne riparliamo, diciamo, tra
tra poco meno di un mese, almeno 3 settimane, quando ci sarà qualche idea un po' più dettagliata su come evolverà la situazione generale. Torniamo al nostro CSS. Abbiamo quindi la possibilità di usare delle classi per più elementi, perché le possiamo applicare a tanti elementi, basta scrivere class uguale il nome, mentre invece le regole che hanno come selettore un identificatore normalmente si applicano a un unico elemento, quello che ha quell'identificatore. Ovviamente io posso andare a combinare le cose, okay? Per cui posso andare a dire che p.grande è una regola, un insieme di regole, un insieme di dichiarazioni che si applicano soltanto agli elementi di tipo p che hanno come classe grande. Posso andare ad esempio a dire che invece li.grande avrà come dimensioni extra large e avrà come font style italic. Per cui in questo caso questo è italico molto grande e questo è semplicemente grande. Quindi posso andare a combinare più elementi che vanno a definire le regole. Abbiamo visto come possiamo scrivere alcune regole, diciamo quelle più semplici, poi nella lezione vi ho elencato un po' di altri selettori decisamente più complessi, magari vediamo ancora qualche esempio dopo, ma l'idea è, voi potete fare tranquillamente riferimento a quell'elenco per poter usare i selettori corretti. Come facciamo ad applicare lo stile a una pagina HTML? Allora, il primo modo è quello che vediamo qua. Ho una modalità che si dice embedded, in cui un elemento style viene messo dentro la pagina HTML e quindi il browser prende gli stili sostanzialmente da quel blocco. Attenzione, potrebbero essercene anche più di uno, quindi alla fin fine vengono cumulati uno dopo l'altro. Ovviamente, visto che il browser analizza il documento HTML in ordine, se io metto un foglio di stile in fondo, quello avrà effetto soltanto da quel punto in avanti. Motivo per cui solitamente i blocchi style vengono messi all'inizio dentro head, perché in questo modo stanno all'inizio e si applicano a tutto il documento, altrimenti è un pasticcio, si aggiungono delle regole man mano e quindi la formattazione del documento rischia di non essere uniforme. Quindi, modalità 1, questo elemento style embedded, quindi annidato all'interno della intestazione del documento. Seconda modalità, io posso avere un nuovo file new file stile.css. Lo aggiungiamo e qui dentro vado a mettere sostanzialmente questo stesso contenuto. A questo punto, questo blocco style possiamo anche toglierlo, tanto il contenuto è sempre quello. E ovviamente vado a dire che mi serve un elemento di tipo link, ovvero
un qualcosa che collega il documento a un altro, a un'altra risorsa. Attenzione, non è il link rappresentato dall'elemento A, che crea quindi un hyperlink su cui io posso cliccare, ma questo è un legame tra il documento e un'altra risorsa. E in questo caso href uguale stile.css. Scusate, href. Quindi questo utilizza il file stile.css come style sheet di questo documento. Allora, sentite dei rumori, quindi aspettate che provo a mettere il documento, scusate il documento, il microfono separato. Spero che a questo punto ci siano meno rumori. Fatemi sapere se poi è migliorato oppure no. Allora, a questo punto il documento utilizzerà come foglio di stile quella risorsa. Attenzione, io qui ho messo un file locale, potrebbe essere un file che arriva da qualunque altro punto, quindi potrebbe esserci un URL e senza particolari problemi. Allora, il file dovrei crearlo in formato CSS. Allora, in realtà HTML, CSS, eccetera, sono tutti file di tipo testuale. Per cui, quando lo creiamo, scusate, quando lo creiamo qua, con un clic, scusatemi, non riesco a. Faccio così perché non riesco a fare clic. Quando creo un file posso scegliere HTML, stylesheet, JavaScript, eccetera. Sono tutti file di tipo testuale. Se io creo direttamente un CSS, quello che ottengo, ad esempio chiamiamolo stile 2, è un file esattamente identico all'altro. Mentre per l'HTML è utile crearlo come tale, perché ci crea, diciamo, gli elementi di base, quindi la dichiarazione iniziale, HTML, head, body, eccetera, per un file di stile CSS non cambia assolutamente nulla, semplicemente va a mettere l'estensione in automatico, cosa che invece ho dovuto scrivere io. Per il resto sono comunque file di testo, quindi potreste andare a modificarli con qualunque editor voi vogliate. A questo punto verifichiamo che sia tutto a posto, andiamo a ricaricare il documento, vedete che non è cambiato nulla perché in realtà i contenuti li ho spostati dall'elemento embedded al file. E qual è il vantaggio di utilizzare un file invece di un elemento embedded? Beh, sostanzialmente il grosso vantaggio è che quel documento, quella risorsa, quel file embedded, quel file linkato può essere condiviso da tante pagine. Quindi se ho diciamo, voglio andare a definire un portale con tante pagine, tutte le pagine possono condividere lo stesso foglio di stile, senza dover andare a replicare quel blocco HTML, scusate, quel blocco style in tutte le pagine. Altro grosso vantaggio, se io modifico il foglio di stile, qui automaticamente quella modifica verrà poi riportata su tutti i documenti che fanno riferimento allo stesso foglio. Quindi la modalità ideale per andare a definire uno stile è questo. Poi è chiaro che per semplicità o per comodità, nei nostri esempi, andremo a utilizzare magari dei tag stile perché è più veloce, rispetto a creare un foglio, di stile separato, andarlo a includere, eccetera. Un'altra cosa che noi possiamo fare, e che è una cosa che sicuramente è utile per voi per capire meglio come funziona CSS, è sostanzialmente quando voi andate a vedere una pagina HTML, come vi indicavo la volta scorsa, potete utilizzare le modalità di sviluppo, quindi
se fate develop potete andare a fare ad esempio show web inspector, in cui vedete, vi ingrandisco un po' il contenuto, vedete la struttura della pagina qui in basso a sinistra, per cui possiamo espanderla, vediamo una section. Allora, fatemi. Ridurre questo, ok, la section, abbiamo la lista, vedete che quando vado sull'elemento il browser me lo evidenzia, quindi vedo direttamente qual è l'elemento a cui faccio riferimento. Per cui andiamo a prendere il primo elemento della lista. Vedete che qui abbiamo evidenziato in blu la parte di codice HTML che corrisponde a quell'elemento, e qui sulla destra vediamo le informazioni. Allora, vedete che ci sono sostanzialmente tre comparti. Il primo, questo qui, style attribute, mi dice se ci sono dei dettagli di stile che compaiono direttamente nell'elemento come attributo stile. In questo caso vedete che non c'è nessun attributo stile, quindi non c'è nulla. Secondo, l'altra regola che si applica è quella che mi dice li.grande, quindi ho list item, il tipo di elemento, punto grande, quindi la classe grande, e quindi questa regola si applica al nostro elemento. E questa regola ci dice che il font size è extra large e scusate, il font size, il font style è italico. Infine, qui sotto c'è quella che si chiama lo User Agent Style Sheet, che è il foglio di stile di default che utilizza il browser. Ogni browser ha un foglio di stile che corrisponde a un file vero e proprio, oppure viene utilizzato in maniera implicita dal browser, e quel foglio sostanzialmente è quello che viene applicato a un documento HTML che è privo di style sheet. Quindi, se io non dico nulla, nessuno, non applico nessuno style sheet, si applica il foglio di stile di quello che si chiama lo user agent. Lo user agent è un termine generico che sta a indicare il client che accede alla pagina HTML. Nel nostro caso specifico è in pratica il browser. Quello che posso fare è andare, ad esempio, qui e andare a modificare quella che è uno stile. Ad esempio, se io tolgo questa particolare dichiarazione, vedete che me lo mette commentato, automaticamente l'elemento torna ad avere uno stile normale. Se lo riattivo, vedete che torna a essere in italico. Quindi questo ci permette di andare a capire l'effetto di alcune regole, di alcune dichiarazioni che noi andiamo a mettere. Stessa cosa per le dimensioni, vedete che ingrandisco o torno a livello normale. Quello che posso fare è addirittura qui andare a modificare quello che è il valore che ho assegnato per quella proprietà. Per cui ad esempio potrei mettere XX large o 2x, e vedete che è molto più grande. Oltre a questo, vedete che posso aggiungere altri elementi, per cui potrei andare a mettere, che so, color, due punti, e qui abbiamo questo colore. Lo posso modificare. Può diventare un purple. Scusate. Posso togliere il colore e vedere come cambia. Quindi la modalità di sviluppo di un browser è molto utile perché vi permette di andare a giocare con quelli che sono gli stili e vedere come funzionano. È ovvio che voi non potete andare a giocare su tutti gli stili, però quello che potete fare sicuramente è quello di vedere
i risultati. Una volta che avete capito i risultati, potete andare nel vostro foglio di stile, embedded o separato, e andare dentro a scrivere quelle che sono le vostre scelte. Visto che ci siamo, andiamo a ragionare un attimo su quelli che sono gli attributi. Iniziamo sugli attributi di tipo del font. Abbiamo visto che il colore si applica, quindi posso andare a definire un colore. Normalmente color si applica al colore del testo di un elemento. In effetti il testo è l'elemento fondamentale di un documento HTML, se ci pensate. Abbiamo poi un font style, che vedete può essere italic, normal, oblique. Inherit vuol dire eredita lo stesso stile di font dall'elemento che ti contiene. Quindi se qui stiamo parlando di un list item, lo eredita dalla classe, dall'elemento UL, il quale a sua volta lo eredita da section, il quale a sua volta lo eredita da body. Revert sostanzialmente, che in realtà è sconsigliato, riporta a quello che è lo stile di base. Per cui possiamo mettere oblique, che in realtà è molto simile, quasi nessun browser lo rende in maniera diversa, ma potenzialmente oblique potrebbe essere leggermente diverso rispetto a italic, però italic è quello che noi possiamo utilizzare di solito. C'è poi font size che può essere espresso in questo modo, quindi vedete che ho una serie di opzioni da large, larger, medium, revert, small, smaller, e poi ho extra large, extra small, XX large, XX small, per cui se vado a mettere uno small, ad esempio, vedete che è decisamente più piccolo il nostro primo elemento. Un'altra possibilità è quella di utilizzare una percentuale, quindi 100% vuol dire che è esattamente la dimensione del font che il nostro elemento LI ha ereditato da UL, il quale l'ha ereditato da section, il quale l'ha ereditato da body. Questo envvar sono delle funzioni che permettono di andare a prendere delle variabili d'ambiente o di andare a prendere un valore che può essere calcolato. La nostra panoramica di CSS si ferma molto prima di questi dettagli, quindi potete andare a vedere la documentazione online per vedere i dettagli. Okay? CSS è estremamente complicato, quello che vediamo noi in quella breve lezione che vi ho pubblicato, più oggi, più quello che voi potrete andare a vedere nel prossimo laboratorio è decisamente poco. L'idea è che voi abbiate una panoramica, conosciate bene i concetti di base e poi alle necessità potete tranquillamente approfondire perché ormai i concetti di base li conoscete, quindi sapete dove andare a trovare i dettagli. Se io qui invece di 100 vado a mettere 200, il nostro elemento è il doppio rispetto al quello che lo contorna. Se metto 300, 400, 500, quindi posso andare a mettere una dimensione dell'elemento, del testo, a scelta, dato come percentuale rispetto a quello che sta sotto. Per cui se do 200 vuol dire che la dimensione del mio font è 2 volte quella, del font che sta attorno. Altra caratteristica che possiamo andare a mettere sempre sui font, vi ingrandisco magari ancora un po'. È quello che si chiama font family. Font family sostanzialmente mi dice qual è la famiglia di font, per cui posso mettere il nome di un font, Arial, scusate, l'ho scritto male, ok?
font family due punti Arial usa come font Arial. Attenzione a utilizzare dei nomi di font particolari perché non è detto che quel font sia disponibile sul browser di cui guarda la pagina HTML. Okay. Arial è un font abbastanza diffuso che c'è dappertutto, ma altri font un po' particolari è difficile che siano diffusi, quindi bisognerebbe mettere il file a disposizione, permettere di caricarlo, è una cosa un po' più complicata. Si può fare, ma tendenzialmente utilizzate dei nomi di font che possano essere disponibili sulla macchina di chi va a osservare questo font. Un'altra cosa che possiamo fare è andare a mettere Helvetica. Normalmente quando ho dei nomi composti è bene andare a chiuderli tra virgolette. Un'altra possibilità che ho in questo contesto è di andare a mettere non un nome di font, ma una tipologia di font. Sostanzialmente, quando abbiamo a che fare con i tipi di font, ci sono tre grosse famiglie di font. Quelli cosiddetti serif, come questi. Che cos'è un serif? Il serif in italiano si chiama grazia e sono sostanzialmente tutte queste decorazioni che ci sono agli estremi dei trattini. Per cui questo piccolo ritorno, il piccolo segno che c'è all'inizio della L, la barra orizzontale che c'è alla base della P, eccetera, eccetera. Quelle vengono chiamate grazie o serif. Quindi esistono dei font con le grazie, detti serif, e esistono font senza grazie, detti sans serif. Vedete che Arial è il tipico font senza grazie, non ci sono le decorazioni in cima alle aste degli elementi. Terza famiglia di font è quella che si chiamano monospace. Sono i font, potrebbero essere con o senza grazie, quindi in realtà non è una classificazione ortogonale, ma sono i font che hanno una spaziatura, unica, ovvero, tutti i caratteri, hanno la stessa larghezza. È un po' il font, della macchina da scrivere, dove, la I che è molto stretta e la M che potenzialmente è molto larga, in realtà occupano lo stesso spazio orizzontale. Normalmente utilizziamo dei font monospace per andare a descrivere il codice, anche perché quando abbiamo l'indentazione e vogliamo allineare i vari blocchi di codice, se non avessimo un font monospace sarebbe complicatissimo, perché dipende dai caratteri che ci sono sopra o sotto. Quindi le I occupano meno spazio, le M di più e sarebbe complicatissimo, per cui il codice normalmente viene mostrato e viene scritto utilizzando un font di tipo monospace. Dopodiché io posso utilizzare per il testo normale o una versione serif, quindi Times Roman o varianti, oppure sans serif. Oltre a dire questa macrofamiglia, io posso anche andare a dare dei suggerimenti, quindi posso dare un suggerimento, ad esempio Helvetica noi, poi metto sans serif, poi metto magari Arial, eccetera. Una virgola. Ok, separo tutti gli elementi con delle virgole, per cui il browser che cosa fa? Va a vedere il primo font, che potrebbe essere Helvetica, se lo trova lo applica,
altrimenti passa al secondo font Arial, se lo trova lo applica, altrimenti alla fine ricade su quella che è la famiglia generale. Quindi ogni browser comunque avrà a disposizione almeno un font sans serif, almeno un font serif e almeno un font monospace. Per cui in generale quando andiamo a elencare possibili font da utilizzare è buona norma come ultima opzione andare a mettere la famiglia generale, quindi sans serif, serif oppure monospace. In questo modo siamo sicuri che il browser quantomeno mostri in caso di fallimento totale nel trovare i font che abbiamo specificato, la tipologia di font generale, quindi con o senza grazie, oppure monospaziato. Diciamo che queste sono le caratteristiche principali delle font. In realtà c'è un'altra caratteristica ancora che è quello che si chiama il font weight, che mi dà quanto il font è pesante, spesso sostanzialmente, quanto larghe sono le righe. Ed è un valore che varia da 100 a 900 normalmente, dove 100 è un font estremamente sottile, vedete com'è molto sottile. Se io invece di 200 lo vado a mettere a 200 è un po' più grande, se lo vado a mettere a 300 si ingrandisce, se lo metto a 400 ottengo quello che è normalmente lo spessore normale, quindi 400 corrisponde alla norma. 700 corrisponde a un bold, arrivo fino a 900 che è ancora di più. Okay, non è detto che passando da 900 a 800 a 700 ci sia alcuna differenza, perché probabilmente il font non è in grado di andare a mostrare uno spessore più alto. Quindi i font un po' più moderni hanno più flessibilità, quelli un po' più vecchi magari non riescono a visualizzare, non hanno sufficienti dettagli per andare a visualizzare degli spessori molto fini. Per cui se vogliamo un font molto fine mettiamo 100. Okay? È esattamente sempre lo stesso font, solo che il tratto è molto più sottile. Oltre a mettere questo numero, quello che posso fare è andare a utilizzare invece di un numero bold oppure bolder. In realtà in questo caso non cambia molto perché su quel font non c'è differenza. Ovviamente posso avere normal oppure posso avere lighter, più leggero. Ok, quindi queste sono le principali caratteristiche che riguardano un font. A questo punto andiamo a prendere un altro elemento, ad esempio prendiamo tutta la nostra UL, quando andiamo a vedere la lista, l'intera lista che è rappresentata dall'elemento UL, cioè tutto quello che va dalla UL a slash UL, vedete che abbiamo una importante informazione, quello che si chiama il tipo di display. Il tipo di display sostanzialmente mi dice come. O meglio, qual è la regola con cui il browser va a disporre quell'elemento nell'andare a disegnare la pagina. Ricordiamoci che il browser che cosa fa? Analizza l'HTML in ordine. Ogni volta che trova un nuovo elemento deve decidere dove disporlo. L'elemento può essere di tipo block, come ad esempio le liste, come ad esempio i capoversi, e in questo caso che cosa fa? Termina quello che stava facendo, va tra virgolette a capo e mette il nuovo elemento. Infatti io l'elemento block lo trovo a capo rispetto a questo elemento di tipo P. Altre varianti sono di andare a mostrare l'elemento come un elemento di tipo inline. Gli elementi inline ce li abbiamo. Fatemi cercare un esempio, A,
L'elemento A è un elemento che ha come disposizione inline, ovvero il mio browser continua a mettere i contenuti, quindi le lettere, andando avanti e a un certo punto, quando ha terminato lo spazio orizzontale, va a capo. In realtà qui non è descritto l'elemento di tipo A. Scusate, P è un altro elemento che ha come tipo di display block. Abbiamo l'immagine che ha come tipo di display sostanzialmente inline. Quindi qui non lo vediamo, ma se io vado a scrivere nel mio testo immagine, due punti. Quello che ottengo, vedete, è immagine, due punti, poi il mio blocco, il mio quadratone che contiene l'immagine. Perché? Perché l'immagine è un elemento che viene trattato come inline, ovvero io scrivo il mio testo, trovo un altro elemento inline, quindi lo metto di seguito e continuo di questo passo finché trovo il termine della pagina. Ovviamente io la mia immagine potrei anche andare a metterla con vediamo se riusciamo a metterlo non qui ecco qua lo mettiamo come stile specifico dell'immagine. Se andiamo a mettere come display due punti, block, quello che ottengo è che vedete che l'immagine a questo punto va a capo, non è più messa di seguito. Un'altra caratteristica che io posso andare a mettere per i miei elementi è quello che riguarda il bordo, ovvero il contorno del mio elemento può essere disegnato. Quindi io posso andare a mettere un border e ho vari sottoelementi, vedete che c'è border trattino e poi ho tante alternative, ho un border color. In cui posso andare a mettere Cornflower blu. Come vedete qua non c'è ancora nessun bordo attorno alla nostra immagine. Perché? Perché normalmente la dimensione del bordo è nulla. Quindi border trattino style, devo andare a mettere lo stile e posso andare a mettere solid. Vedete che a questo punto il mio bordo inizia ad apparire. Quindi normalmente il border style è none e quindi non c'è nulla, ma se vado a mettere solid, automaticamente vedo il bordo disegnato come una linea continua. Ovviamente ho tutte le altre possibilità che sono dashed, quindi tratteggiata, dotted, quindi a puntini. Ovviamente con un bordo così spesso sono dei quadratini più che dei puntini. Double, quindi ho due righe concentriche. E poi ho quello che si chiama groove, ovvero sostanzialmente è come vedessi un intaglio, quindi incavato. Diciamo che sono cose abbastanza vecchie. C'è anche Ridge che ve lo fa sembrare quindi un po' in rilievo. Normalmente quello che utilizzo è molto spesso il tipo solid. Oltre a questo, come vi dicevo, abbiamo un sacco di altri dettagli, per cui abbiamo border width che mi dice lo spessore del bordo. Lo spessore del bordo può essere utilizzando uno di questi specifici
parole chiave, quindi thin oppure gli altri, oppure posso andare a esplicitare in termini di punti. Ad esempio, 2 pixel, 2 pixel, 8 pixel, 10, 1. Piccola digressione su quelli che sono le unità di misura. Normalmente le unità di misura che posso utilizzare sono tante. PX sta per pixel. Il pixel in realtà non corrisponde ai pixel dello schermo, quindi voi sapete che gli schermi sono fatti da puntini luminosi che si chiamano pixel. Ecco, la dimensione pixel non corrisponde alla dimensione di un pixel fisico dello schermo, ma è un qualcosa che corrisponde a una larghezza ben definita, quindi un 69esimo di pollice, se ricordo bene, visto da una distanza di 70 centimetri, che è più o meno quella con cui io sto guardando, lo schermo che ho davanti a me. Quindi, il pixel è quello che io vedo con una certa, come una certa dimensione, a una certa distanza. Per cui è ovvio che se io ho uno schermo con una risoluzione elevatissima, il pixel magari conta più di un pixel. Oppure se ho uno schermo con una risoluzione molto limitata, il pixel è un qualcosa di più piccolo del pixel fisico. Quindi non contate mai sul fatto che ci sia una corrispondenza. Un'altra unità di misura che posso usare è il punto, che invece corrisponde a una dimensione fisica vera e ben definita. È un 72esimo di pollice. Oltre a pixel e punti, in realtà poi sono molto simili. Se voi guardate un punto rispetto a un pixel, a occhio è difficile trovare la differenza. Ovviamente ho anche l'unità di misura, quindi ho i millimetri. Vedete, di questa immagine che io vi ho mostrato l'ho ingrandita tanto, per quello un millimetro ci sembra enorme, ma se torniamo alle dimensioni, diciamo, scusate, alle dimensioni normali, eccole qua, ecco, a questo punto sembra un po' più vicino a quello che è un pixel. Ovviamente lo ingrandisco così lo vediamo meglio. Ovviamente posso usare anche centimetri, oppure pollici, che è ancora peggio. Ma ovviamente non devo usare dei numeri interi, ma potrei anche usare 0,1 inch, quindi un decimo di pollice. Se voi prendete questa immagine con questa dimensione e la stampate tramite il browser, quello che ottenete dovrebbe essere su carta un qualcosa che è spesso effettivamente un decimo di pollice, se il browser mantiene tutte le dimensioni corrette, ok? Quindi in generale io posso andare a utilizzare queste unità di misura per specificare quella che è la dimensione di un elemento. Se io voglio che la dimensione sullo schermo appaia esattamente quella, posso utilizzare ovviamente unità di misura vera, quindi so, 2 millimetri. O 0,5 mm. Quando vogliamo andare a creare qualcosa che poi deve essere stampato, immaginando una dimensione di 1 a 4, spesso utilizziamo questi tipi di unità di misura. Se vogliamo andare a mostrare qualcosa che invece normalmente va a finire sul web, di solito invece le unità di misura sono i pixel e i punti. Ovviamente c'è una soglia sotto la quale, vedete, io qui ho 0,5 pixel, se io faccio 0,1 pixel o 0,01 pixel, sotto questa soglia io non vado, quindi è il valore minimo. Okay, quindi anche se metto 0,01 pixel, non è che me lo assottiglia, sotto un pixel fisico lui non è in grado di andare. Okay? Quindi
È chiaro che poi nella stampa magari questo risulta un qualcosa di invisibile, quindi ad esempio un pixel è un qualcosa di ragionevole. Il border, come vedete, sugli angoli ha delle congiunzioni che sono a linea retta. Io ho la possibilità di andare a mettere un border, radius, che è sostanzialmente il raggio del cerchio, che andrò a utilizzare per raccordare le due linee che convergono, i due segmenti che convergono in uno spigolo. Per cui, posso mettere 5 pixel e vedete che ho arrotondato, i miei angoli. Ovviamente più allargo il raggio, più questa curva sarà ampia. Quindi se metto 15 è tantissimo. Se metto 35 ancora di più. Se metto 50, in pratica, visto che quell'immagine ha come dimensione 100 pixel, se io ho un raggio di 50 per ognuno dei quattro angoli, in pratica ho 4 quarti di circonferenza, tutte con lo stesso raggio, che sono praticamente una di fianco all'altra, quindi quello che ottengo è in pratica un cerchio. In generale, quello che faccio è di andare a mettere un valore non troppo alto per avere i nostri angoli arrotondati. Quando vado a definire un bordo normalmente ho tante caratteristiche, come abbiamo visto. Inoltre tutti i bordi hanno quattro lati, sopra, sotto, destra e sinistra. Per cui questi quattro valori che io ho messo, il colore cornflower blu, solid, 1 pixel e 10 pixel, messi così come valori unici si applicano a tutti e quattro i lati. Ma io posso, ad esempio, andare a mettere non un valore solo, ma più valori. Per cui i quattro lati, alto, destra, basso e sinistra, quindi il primo è in alto, il secondo è a destra, il terzo è in basso e il quarto è a sinistra, avranno ognuno un valore diverso. Stessa cosa anche per lo stile, per cui il primo potrebbe essere solid, dotted, dashed. E di nuovo solid. Per In questo modo li metto tutti. Un altro modo è quello di andare a specificarne soltanto uno, per cui ad esempio potrei mettere border width, scusate, border bottom width, 2 punti, 5 pixel. Per cui vedete che l'ultimo, cioè il border bottom, per la sua caratteristica width, prenderà come valore 5 punti, quindi più spesso rispetto agli altri. Top. Ok, io vi sto facendo queste cose direttamente dentro il browser perché così vediamo immediatamente il risultato, altrimenti dovremmo andare avanti e indietro tra pagina e il testo HTML, o meglio il file CSS. Se questa soluzione ci piace, quello che possiamo fare è andare a copiarci questa descrizione,
andare a metterla nel nostro stile CSS e andare a mettere, ad esempio, per i tag di tipo img questi valori. A questo punto, se io vado a ricaricare la pagina, ovviamente mi perdo quelle cose che avevo scritto lì, ma me le trovo scritte nello stile. E vedete, lo stile, l'attributo style è vuoto, dove stavo facendo le mie prove prima, ma ho messo la regola img qua e quindi tutti questi dettagli sono ormai definiti. Okay, quindi queste sono un po' una panoramica di cose che noi possiamo fare utilizzando CSS. Non vi sto a descrivere tutti i dettagli, nelle slide avete una lista di quelli che sono gli attributi principali. Nell'esercizio che vi verrà proposto per giovedì, poi dovrete andare a fare un po' di giochi con le tabelle, andando a sfruttare le colonne pari, dispari per dare dei colori e degli sfondi diversi, quindi avrete poi modo di sperimentare un po' in quel contesto. Quindi l'idea è abbiamo una struttura che è questa, dove abbiamo tante regole formate quello che si chiama il selettore, il blocco di dichiarazioni e poi le varie dichiarazioni. Queste vengono applicate agli elementi in funzione di quello che è il selettore. Le caratteristiche visuali descritte dalla proprietà assumono il valore che viene specificato nel valore e nel mio documento posso semplicemente andare a collegare il file di stile con questa scrittura, link, mi dice esiste un link tra questo documento e l'altro, e il tipo di link è quell'altro documento fornisce il foglio di stile. E a questo punto io posso evitare di andare a mettere il mio elemento embedded perché è tutto separato. A questo punto, se voglio sfruttare lo stesso stile per un'altra pagina HTML, mi basta mettere questo link in un'altra pagina HTML e automaticamente ho l'accesso. Modifico lo stile, automaticamente la modifica viene applicata a tutte le pagine HTML che fanno riferimento a quello stile. Ok, a questo punto il mio obiettivo era di darvi una panoramica, farvi vedere come possiamo scrivere in WebStorm un file CSS che contiene i contenuti, farvi vedere come possiamo andare a utilizzare gli strumenti di editing, di development dei browser. Io questo ve l'ho fatto vedere con Safari, ma se aprite la stessa pagina, ad esempio, con che ve lo porto di qua, con questo è Firefox, abbiamo sostanzialmente un meccanismo che è del tutto analogo. Anche qui abbiamo l'elemento P che abbiamo qui, abbiamo lo stile, ci dice che ha come colore navi perché questo ha come ID, e qui dentro ovviamente posso andare a aggiungere font family 2 punti sans serif e quindi automaticamente vedete che il font che c'è lassù viene modificato. Quindi qualunque browser utilizzate avete una rappresentazione che
magari leggermente diversa, perché questo è l'ambiente di sviluppo di Firefox. Quello che vedete qua sotto è quello di Safari, Chrome è di nuovo una via di mezzo, però tutti i browser principali hanno queste modalità e sono tutto sommato analoghi. Quindi voi potete andare a utilizzare questi strumenti di development per andare a giocare con le proprietà, per capire come funzionano, e poi potete andare a scrivere all'interno del vostro foglio di stile quelle che sono le caratteristiche che volete utilizzare. A questo punto, io chiuderei qua. Sono ovviamente a disposizione se avete domande specifiche, o richieste, su quello che abbiamo visto, per i chiarimenti. Se non ci sono domande, avrete comunque occasione giovedì, di provare voi direttamente a sperimentare. Quello che vi invito a fare è magari iniziare prendendo, questo codice che adesso vado a scrivervi direttamente tramite un commit, quindi vi metto questo stile. Non è la versione di partenza, ma è lezione del 20 aprile 2020. Facciamo un commit and push. A questo punto dovreste avere esattamente questo codice anche sul repository, quindi potete provare a vedere i risultati. Nell'esercitazione di giovedì avrete anche la possibilità di prendere l'HTML che avete sviluppato nell'esercitazione scorsa e provare ad applicare dei fogli di stile per andare a modificarlo e diciamo, migliorare quello che è l'aspetto grafico che normalmente viene dato dal default del foglio di stile del browser, dello user agent. Ok, non ci sono domande, quindi direi che terminiamo la registrazione.